Se qualcuno mi dovesse chiedere che odore ha la sensualità, io sicuramente risponderei Nudiflorum di Nasomatto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi, come avete visto dall'anteprima e dal titolo, parliamo dello strepitoso Nudiflorum di Nasomatto. Non ho ancora fatto la classifica di Nasomatto perché ne posseggo solo tre, Black Afghano, Nudiflorum e Fantomas. Scrivetemi se volete anche una recensione di Fantomas. Quindi stavo dicendo, sarebbe inutile fare una classifica dato che sì, li ho nasati tutti, però alcuni non me li ricordo bene e non li ho neanche in campioncino tutti. La storia di Nudiflorum per me è molto interessante, infatti mi era stato regalato un campioncino omaggio da 50 ml, il sito dove acquisto tutti i miei profumi, o a meno che non vado in negozi fisici, tipo sono andato a Roma o a Riccione, ho comprato nei posti fisici. Comunque 50 ml è la mia profumeria di nicchia online e fisica di riferimento. Stavo dicendo, avevo acquistato, non mi ricordo che profumo, forse il kit di Juliette Sagan. Comunque, mi è stato regalato in omaggio tra i diversi campioncini Nudiflorum. Io non lo conoscevo, devo essere sincero, l'ho spruzzato e da quel momento ho iniziato a dire. Perché sentivo delle voci che dicevano che era un pochettino più femminile, un pochettino di qua, col tappo rotondo, eccetera. L'ho snasato e ho detto wow. Ricordo che il mio profumo di Orto Parisi e il mio profumo in generale tra tutti è Quorum. Appena ho sentito Nudiflorum, che secondo me non c'entra niente con Quorum, mi si sono aperti gli occhi. Infatti, la mia nota preferita è il cuoio e ho subito dovuto acquistare Nudiflorum. Ora lo spruzzo e ve lo spiego. Innanzitutto volevo farvi vedere come viene presentato in questo modo e vi volevo leggere la frase che c'è dietro al profumo, quella che di solito c'è dietro tutti i Nasomatto. Dietro la scatola c'è scritto: questa bottiglia di profumo fa parte del progetto Nasomatto. La fragranza invita a cogliere il sorprendente respiro dell'abbandonarsi senza avvertire un limite, della vaga intuizione di una profondità che rovescia la lontananza. È il risultato di un processo di ricerca per trovare il punto di fuga in natura, i balzi dei sensi, il nudo desiderio. Infatti, ragazzi, come vi ho detto nella intro, a mio parere, Nudiflorum, che appunto dovrebbe rappresentare l'intimità, mamma mia, dovrebbe rappresentare l'intimità di un corpo, l'intimità di due corpi che si toccano, a mio parere è davvero sensuale e davvero attraente. Non è maschile, non è femminile, è sensuale e basta. Apre subito con una nota fiorita. Probabilmente il gelsomino, infatti Nudiflorum deriva dal vecchio Nuda, per chi l'ha sentito, io purtroppo no. Apre con dei fiori bianchi, appunto penso il gelsomino, ma questo gelsomino, questi fiori bianchi, probabilmente c'è anche della rosa, sono sostenuti, sono ricoperti da un cuoio davvero forte. Molti non lo sentono, ma io che apprezzo il cuoio lo sento molto questo cuoio. Infatti, a mio parere, questa è una fragranza cuoiata, floreale, legnosa. E anche molto animalica, perché questo cuoio non è un cuoio pulito, non è un cuoio di pelle scamosciata. Questo è un cuoio sporco, è un cuoio animalico. Per me questo, come stavo dicendo prima, rappresenta due corpi nudi che si toccano. Tutto questo è imbottigliato in questa bottiglia di profumo, Nudiflorum, assurdo. È una fragranza come tutte le altre di Nasomatto, più o meno, a parte forse due o tre, è davvero intensa. Come stavo dicendo prima, a mio parere non è né maschile né femminile, infatti questo profumo, se indossato, riesce a rendere sensuale ed attraente sia un uomo sia una donna. Secondo me va utilizzato, la sua stagione è più autunno-inverno sicuramente, primavera forse qualche sera fresca, però ragazzi, quando vi spruzzerete lui, farete 3-4 vaporizzate al massimo, voi riceverete sicuramente dei complimenti e sicuramente resteranno tutti a bocca aperta per la vostra sensualità e la vostra, diciamo, attitude che volete dare alla vostra persona. Questo era un breve video, era una breve recensione su questo profumo che ora mi sbilancio, forse
tra tutti i nasomatto è il mio preferito. Quindi spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Scrivetemi se volete altre recensioni, io continuerò a farle e probabilmente venerdì, non so quando vedrete il video, voi lo vedrete venerdì. Io venerdì sarò in giro a Milano a snasare altri profumi, magari portando altri contenuti a voi. Quindi restate aggiornati, accendete la campanellina, iscrivetevi, che tanto non vi costa niente, non l'ho mai chiesto, ma ora vedo che è di moda dirlo, non costa niente effettivamente e voi restate sempre aggiornati sui miei contenuti se vi piacciono. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!